Carissimi amici di Campation 95, buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo video, nuovo unboxing di un libro che ho acquistato direttamente su Amazon. Che fantasia, per l'ennesima volta. Come potete vedere, un unboxing, vi faccio vedere il pacchettino. Mi è stato ricapitato dal corriere GLS direttamente qui a casa circa 10 minuti fa, quindi mi affretto qui in diretta con voi a farvelo vedere. È un fantastico libro che non tutti conoscono e che poi magari analizzeremo e recensiremo insieme nel dettaglio, perché no, un altro mese. Il pacchetto è il classico, spero riusciate a vederlo bene, la mia solita angolazione da video unboxing. Il pacchetto è il classico pacchetto dei libri di Amazon, che è fatto molto bene, è una cosa che apprezzo di questo sito, perché fa dei pacchetti veramente fatti bene in modo tale che il libro non si rovini, ed è una cosa che si apprezza veramente tanto per chi ama i libri e vuole mantenerli in buono stato. È il cartone che ovviamente è chiuso, piegato su se stesso con un'altra fila in verticale di cartoncino qui che copre il bordo del libro. Speriamo che la telecamera non ci dia altri problemi a livello di sincronizzazione audio-video e andiamo a fare in diretta con voi il nostro unboxing. Spero riusciate a vederlo. Allora, potete fare piano possibile per evitare che la telecamera mi dia il problema. Allora, un epic fail assurdo questo. Sigillato come una bomba nucleare. Siamo piano, telecamera, non ti offendere. Ok, speriamo abbia registrato bene. E voilà. Questo lo mettiamo via. La cosa bella, non so se riuscite a sentirlo, a vederlo, ma c'è un altro involucro di plastica per proteggere il libro, anche perché è un libro che ha ancora il prezzo in lire e quindi è molto molto vecchio. Quindi a maggior ragione lo devo trattare bene. E fortunatamente chi me l'ha inviato è della mia stessa opinione. Eccolo qui comunque, le armi della fanteria giapponese nella Seconda Guerra Mondiale. Le armi giapponesi di solito sono poco trattate, però al tempo stesso io ritengo siano molto molto interessanti, anche perché come tutte le armi militari si collegano alla storia militare del Giappone, che è molto molto interessante. E siccome non mi ero mai specializzato, non avevo mai letto un libro sulle armi della fanteria giapponese, dell'esercito imperiale giapponese, soprattutto in un teatro come quello del teatro storico, ecco, della Seconda Guerra Mondiale, ho detto perché no. L'ho trovato usato a un prezzo praticamente ridicolo, infatti vi metto il link in descrizione per acquistarlo, e ho detto cavolo, compriamo e vediamo di cosa tratta questo libro e se è veramente bello, anche perché è una vecchia edizione, il prezzo è ancora in lire, quindi presumo sia uno di quei vecchi libri fatti veramente bene come si facevano una volta. Comunque, vediamo. Ad aprirlo ulteriormente. Dunque. Che bello, non cade a pezzi. È usato perché si vede. Ah, vi faccio vedere in anteprima. Fucili Arisaka. Type 22, Type 27, scusate. Io con i miei impappinamenti vocali. Arisaka 38.
Bellissimo libro, non vedo l'ora di leggerlo, anche perché ho finito gli altri da leggere, quindi mi mancava un libro sulle armi da leggere. Quindi sarà quello che in assoluto leggerò adesso e poi lo recensiremo insieme. Quindi ragazzi, con questo breve piccolo video di unboxing io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Spero che questo libro sarà di vostro gradimento quando faremo la recensione. A me già mi piace, anche perché c'è quell'odore di libro antico che ti attira e attira assolutamente nella lettura del libro stesso. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video.